Presidente, l'importanza per la città di Messina di ospitare un evento così importante come i campionati anti-12 femminili. Sì, un torneo naturalmente di importanza nazionale e per noi, diciamo, averlo ospitato è un motivo di grande orgoglio, perché l'opportunità per tante ragioni, intanto per avere un'apertura oltre i confini cittadini e regionali anche in campo nazionale. E quindi interagire con altri circoli e avere l'opportunità, diciamo, di entrare un po' all'interno di un circuito molto più ampio. Poi perché offriamo la possibilità a chi verrà a vedere le partite di avere, di assistere a uno spettacolo importante, di un gioco, diciamo, dove parteciperanno la campionessa italiana e la vice campionessa, quindi naturalmente un'apertura verso orizzonti, ecco, molto alti, e che è quindi un'occasione che noi speriamo sia gradita alla città. E per questa ragione ringraziamo chi ci ha sostenuti, cioè prima di tutto la Federazione Italiana Tennis, il comitato regionale, il comitato provinciale, che hanno creduto in questa nostra iniziativa, che abbiamo condiviso, io l'ho sposata, il consiglio l'ha condivisa con entusiasmo, e adesso speriamo che tutto vada nel modo migliore. Quali sono i programmi futuri del Tennis Club? I programmi futuri del Tennis Club, intanto quello di continuare, di proseguire al meglio, diciamo, sulla strada che è stata sempre indicata per quanto riguarda il nostro circolo, che è un'associazione sportiva che si muove essenzialmente nella pratica del tennis sia a livello dilettantistico che a livello agonistico, e naturalmente noi speriamo di potenziare, ecco, per quello che sarà nelle nostre possibilità e per come riusciremo a farlo, le nostre squadre, per cercare di arrivare a progetti più ambiziosi. E oltre al fatto che il fiore all'occhiello del nostro circolo è la nostra scuola tennis, che è curata magistralmente dai nostri tecnici, dal direttore che è il maestro Cosimo Siracusano, e che adesso tra non molto inizierà appunto la prossima settimana, e noi speriamo di avere ancora un vivaio molto fertile che produca risultati eccellenti. È importantissimo precisare che questo nostro torneo è stato possibile, diciamo, e sarà possibile svolgerlo grazie alla partecipazione, al contributo e alla collaborazione del Circolo del Tennis e della Vela, e quindi al presidente Antonio Barbera va il mio più vivo ringraziamento, e all'intero consiglio del Tennis e Vela per aver collaborato e averci dato l'opportunità, con la disponibilità dei loro campi, di svolgere la nostra manifestazione, che quindi si svolgerà al Tennis Club e anche in parte al Tennis e Vela.